ricordano ancora oggi Karl Marx, l'uomo che scrivendo Il Capitale, con le sue profonde riflessioni e la sua, come dire, grande, profondissima analisi sui meccanismi del capitalismo, ha aperto le strade non solo con il famoso materialismo storico, alle analisi profonde delle strutture delle società, anche le strutture classiste. Tutti ricordano Marx, dicevo, e molti meno ricordano Friedrich Engels. Engels è stato un grandissimo amico di Carlo Marx, ma soprattutto è stato un pensatore a lui molto vicino, coautore di importantissime opere di Carlo Marx, anche se, ripeto, la sua fu figura storicamente sfumata. Diciamo che insieme a Carlo Marx è stato probabilmente autore di uno dei libri, insieme alla Bibbia, più conosciuto al mondo, il famoso Manifesto dei Comunisti, che è stato, come dire, scritto a metà degli anni, a metà dell'Ottocento, è stata, come dire, la Bibbia del movimento operaio, che, come dire, ha gettato le premesse non solo per lo sviluppo del movimento operaio, ma poi di tutti quei movimenti rivoluzionari che si sono fatti Stato, purtroppo con degli esiti non sempre positivi, come è accaduto con l'Unione Sovietica e gli altri stati illiberali diciamo, dell'Est d'Europa, finalmente, diciamo così, tramontati con la caduta del muro del 1989. Ebbene, Engels, secondo me, va ricordato come un grandissimo pensatore, è stato, come dire, un comunista e un rivoluzionario, quindi uomo di parte, ma è stato anche un pensatore profondo che oggi, per chi studia il comunismo, ma anche studia di filosofia e la filosofia tedesca dell'Ottocento in particolare, io credo che sia un filosofo di cui è consigliabile la rilettura.